questa lezione aperta. Mi chiamo Nicola Montano, sono il direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità. Soprattutto sono un internista e sono stato estremamente felice quando VIDAS, che è un'associazione di volontari, una benemerita associazione di volontari che cura malati terminali a domicilio, mi ha coinvolto nell'organizzazione di questa giornata. Una giornata in cui abbiamo un ospite che è Catherine Mannix, che è un medico palliativista inglese che ha speso tutta la sua vita curando malati terminali e poi ce ne parlerà. Ha appena pubblicato un libro molto bello, La notte non fa paura, il titolo in italiano è edito dal Corbaccio, che potete trovare nelle librerie, ce l'hanno anche a Cortina, non possiamo venderlo direttamente qui in università, che ha un bellissimo titolo in inglese, devo dire che suona with the end in mind, quindi con la fine nella mente, che è un titolo evocativo molto molto bello. Perché ho accettato con grandissima gioia questo di organizzare questa lezione? Perché si parla di morte e la morte è una di quelle cose che sono sempre più tabù non solo nella società ma anche nella cultura medica. I medici vengono cresciuti un po' nel mito dell'onnipotenza, dell'onniscienza e del fatto che i pazienti ormai non muoiono. La morte viene scotomizzata. C'è un passaggio molto molto bello nel libro di Catherine Mannix agli inizi dove dice: dobbiamo tornare alle parole vere. Quante volte voi dite a un paziente che quel paziente è morto o dite dovrà morire? Invece no, noi diciamo è scomparso, non c'è più. Usiamo delle perifrasi perché in realtà non riusciamo a affrontare quel concetto. Un concetto che culturalmente la società scotomizza. Ormai appunto si deve vivere tutti, dobbiamo vivere fino a un numero incredibile di anni, non importa come, ci dobbiamo arrivare. È sempre più difficile, soprattutto per i giovani medici, dover affrontare la comunicazione di notizie di notizie brutte ai malati, il modo di reagire è diverso, non siamo preparati, non c'è cultura della morte. Io vengo da un percorso dove ho incontrato un mio maestro che si chiamava Alberto Maliani, che mi ricordo al quarto anno ci fece una lezione sulla morte e sul fatto che, e partì con una frase di Montaigne, il grande filosofo del 400 francese, diceva: per imparare a vivere bisogna imparare a morire, per imparare a vivere bisogna sapere che cos'è la morte, bisogna parlarne. E quindi questo è quello che io credo sia importante, per quello che abbiamo chiamato questo evento una lezione aperta, perché Catherine Mannix ci parlerà a noi in quanto studenti, medici, pubblico, cittadini, volontari, di un argomento che è l'unica cosa certa della nostra vita dopo la nostra nascita. Tutto il resto, se ci pensate, nulla è certo. L'unica cosa certa è questa. E quindi va vissuta probabilmente in un modo diverso, va insegnata. In un qualche modo dobbiamo insegnare ai nostri studenti come affrontarla, come parlarne, per ridarle quella veste non più così scotomizzata, ma una veste normale. Quindi oggi abbiamo organizzato, la dottoressa Mannix ci parlerà del suo libro e delle sue esperienze soprattutto, poi le faremo domande, possiamo fare domande in italiano, c'è una traduttrice che tradurrà, quindi non vi spaventate per l'inglese, così come adesso avremo una traduzione di ciò che lei ci dirà. Dopodiché, in questa tavola rotonda, oltre a me che faccio solo da moderatore, abbiamo due altri ospiti, Giada Lonati, direttore sanitario di VIDAS, medico palliativista, una di grandissima esperienza, e vi assicuro, anche lei ha scritto un libro l'anno scorso
che vi consiglio assolutamente di comprare e leggere, perché per me è stata la lettura di questa dell'ultima mia estate, veramente bellissima. E Francesco Nida, collega, un professore di ematologia della nostra università, che è anche il presidente del centro del dipartimento di medicine palliative, di cure palliative della nostra università, che vi spiegherà anche che cosa stiamo facendo, che cosa si sta facendo in termini di didattica, perché questa è la parte che interessa a molti di voi, a molti studenti. Quindi iniziamo, vista la cosa, diciamo, vista l'importanza culturale di questo evento, abbiamo anche invitato le autorità universitarie. Sono molto felice di dare la parola subito alla professoressa Maria Pia Bracchio, prorettore vicario e rettore anche alla ricerca della nostra università, che ci dirà due parole. Grazie Nicola, grazie Francesco, grazie a Vidas per questa opportunità, grazie a Catherine Mannix per essere qui con noi oggi a portarci questa sua esperienza preziosa. Sono Maria Pia Bracchio, sono il prorettore vicario di questo Ateneo e ho anche l'onore di essere prorettore a strategie politiche della ricerca. E vi porto innanzitutto i saluti del nostro rettore, il professor Elio Franzini, che è un filosofo e che purtroppo non può essere presente oggi, ma avrebbe molto da dire sull'argomento che discutiamo oggi e soprattutto su questo tornare alle parole vere che Nicola ha menzionato e che veramente un po' riassume moltissimo il nostro rapporto con la morte. Quindi penso che Elio avrebbe avuto molto piacere di darci il suo pensiero, la sua opinione su come è interpretata la morte nella vita di tutti i giorni, nella vita di tutti noi, e soprattutto come sia difficile e che percorso dobbiamo intraprendere per riuscire ad affrontare la morte come una cosa che fa parte in realtà della vita. Ora, oggi sentiremo parlare appunto di palliativismo, quindi cure palliative, palliative care, come si dice in inglese, un approccio terapeutico attivo che è tutt'altro che rinunciatario, quindi qualcosa di grande valore, di grande utilità per migliorare la vita del paziente e delle loro famiglie, e di alleviare non soltanto le sofferenze fisiche, ma anche quelle psicologiche, morali e sociali. E per fortuna ora comincia a esserci una awareness, una consapevolezza della necessità di ampliare questo tipo di approccio senza relegarlo soltanto agli ultimi momenti della vita, ma usarlo come un approccio di cura e di accompagnamento di tutti i pazienti che soffrono. Quindi finalmente viene riconosciuto come un diritto fondamentale del paziente e della sua famiglia, questo prendersi in carico del dolore totale, quindi di tutto quello che esso rappresenta. Un altro concetto che mi piace molto e che penso oggi verrà discusso è che una malattia può essere inguaribile, cioè non risolvibile, ma non per questo deve essere considerata incurabile. Quindi tutto quello che noi possiamo fare per alleviare la sofferenza del paziente è nostro profondo dovere etico farlo. In questo mi piace ricordare la figura di un'altra donna, credo che forse non sia neanche un caso che siano le donne, molte donne, con tutto il rispetto assolutamente per i nostri colleghi presenti qui oggi, ma che siano le donne a avere una sensibilità particolare su questo argomento, tant'è vero che quella che viene considerata un po' la fondatrice del palliativismo è una donna, Cicely Saunders, anche lei inglese, che iniziò in realtà i suoi studi con interessi di storia, filosofia ed economia, ma poi quando incominciò la Seconda Guerra Mondiale, di fronte alla sofferenza che la guerra provocava,
E di fronte al disagio che sentiva di provare e alla sua impotenza di fronte alle sofferenze causate dalla guerra, decise di cambiare completamente interessi e iniziò studi di infermieristica che la portarono poi a fare proprio l'infermiera sul campo, studi anche come assistente sociale e a comprendere che non bastava sollevare, alleviare il dolore fisico, ma che c'era anche un dolore spirituale ed emotivo di uguale importanza di cui si doveva prendersi carico. Quando poi comprese che per portare avanti questa idea l'unico modo possibile era diventare lei stessa medico, aveva già più di 30 anni quando iniziò a studiare medicina e nel 57 si laureò anche in medicina. E una cosa di cui sono particolarmente orgogliosa, perché come formazione sono scienziata e sono farmacologa, è che il suo primo incarico, dopo aver conseguito la laurea in medicina, fu come ricercatrice nel Dipartimento di Farmacologia di St. Mary's Paddington, dove iniziò a studiare sia dal punto di vista proprio teorico ma anche pratico, ovviamente seguendo i pazienti, l'effetto della morfina che veniva allora, già da allora ovviamente somministrata per alleviare le sofferenze dei pazienti, ma veniva fornita al paziente quando lui la chiedeva o lui o lei la chiedevano. E quello che invece Sicili fece studiando la risposta alla morfina, comprese qualcosa che allora era davvero straordinario, e cioè che invece di somministrare la morfina ai soggetti solo quando lo chiedevano, si poteva prevenire, alleviarne le sofferenze dando piccole dosi di morfina ma continuativamente, e che questo permetteva non solo di prevenire il dolore, un effetto che poi fu dimostrato a livello molecolare molti decenni dopo con gli studi più recenti, ma permetteva anche di mantenere il paziente più vigile e quindi gli consentiva quasi un ritorno alla vita che invece prima non era possibile, e oltretutto era meno suscettibile questo tipo di protocollo farmacologico all'induzione di dipendenza. Quindi questo veramente fu uno studio importantissimo di cui apprezziamo proprio la profonda sensibilità e la grande delicatezza. Ed è importante anche ricordare una frase che Sicili disse quando parecchi anni dopo venne donato al suo hospice, fu infatti la donna che promosse proprio l'istituzione degli hospice sul territorio, questo hospice insieme con lei ricevettero un premio da $1,000,000 e il commento di Sicili fu proprio che questo premio era in grado di riconoscere come la scienza e l'umanità debbano procedere insieme, non slegate l'uno dall'altro. E questo è un pochino anche la lezione che noi ritroviamo nel curriculum di Catherine, che abbiamo l'onore di avere con noi oggi, perché Catherine non è soltanto un medico che si è occupata da sempre di pazienti terminali, ma non a caso ha anche un degree in Cognitive Behavior Therapy. E quindi una persona che, oltre che seguire un paziente in maniera olistica, è stata capace di avvicinarsi veramente ai pazienti e di utilizzare tutte le sue doti di umanità, di empatia e di autoimmedesimazione per riuscire a rendere più sopportabile la vita di queste persone. Quindi sono veramente onorata di dare un benvenuto a Catherine oggi e ringrazio Nicola, Vidas e Francesco per aver organizzato questa grande occasione. Grazie. Grazie mille alla professoressa Blacchio. Allora a questo punto diamo la parola alla dottoressa Mannix. Buongiorno. Thank you so much for coming. Grazie, molte grazie per essere qui oggi. Thank you so much for the honor of the invitation from the university. Grazie anche per l'invito che mi onora molto da parte dell'università. And from Vidas and from the publisher's Corbaccio. E da parte anche di Vidas e del mio editore Corbaccio. And thank you from my heart for providing a translator.
e grazie all'interprete. My name is Catherine Mannix and I am going to die. Mi chiamo Catherine Mannix e io morirò. I'd like to invite you to introduce yourself to the person sitting closest to you using the same expression, but obviously your name is not Catherine Mannix, you have to use your name. Vorrei invitarvi a presentarvi alla persona seduta di fianco a voi usando queste stesse parole, naturalmente non dicendo che vi chiamate Catherine Mannix, ma usando il vostro nome. It's always interesting how long it takes to say that. È curioso notare quanto tempo ci vuole per dirlo. And how much it makes everybody laugh, considering we're talking about death. E quanti di voi in realtà hanno voglia di ridere mentre stiamo parlando della morte. So I'd like to talk to you about dying. And I'd like to start by opening curtains instead of closing. I want us to talk about real dying. I want us to talk about normal dying. Vorrei quindi parlarvi della morte e non voglio parlarvi di tende che si aprono e si chiudono, ma voglio parlarvi della vera morte, voglio parlarvi della morte normale. This tree is called the Angel Oak and it grows in South Carolina in the United States. Questo albero si chiama la quercia dell'angelo ed è un albero nella North Carolina, negli Stati Uniti. It's thought to be somewhere between 600 and 2000 years old and it looks as though it's immortal. Ha fra i 600 e i 2000 anni e dall'aspetto sembrerebbe assolutamente immortale. But it's going to die. Ma morirà. And I'm going to die, and you're going to die. E io morirò, e morirete anche voi. And all the people you love are going to die. E tutte le persone a cui volete bene moriranno. To cheer you up, all the people you don't like very much are going to die as well. E per consolarvi anche le persone a cui non volete bene moriranno. But in our lives, despite that fact, we do not discuss dying. E tuttavia nelle nostre vite noi non ne parliamo. Okay, now I need a show of hands and I'm not going to do anything to upset anybody, I promise. Vorrei che alzaste la mano e prometto di non usare questa informazione contro di voi. There should be at least five people in here who really don't like spiders. Dovrebbero esserci in questa sala almeno 5 persone a cui non piacciono i ragni. Hands right up. Oh, lots of you. It's all right, there are no pictures of spiders. Non abbiamo fotografie di ragni, non vi preoccupate. So I have a friend who doesn't like spiders and I have discovered that people who don't like spiders, they really, really don't. Like spiders. Io ho un'amica a cui non piacciono i ragni e ho scoperto che le persone a cui non piacciono i ragni davvero, davvero non amano i ragni. They don't like to see a spider. They don't like to think about a spider. They don't like to think about thinking about a spider. Non vogliono vedere i ragni, non vogliono pensare ai ragni e non vogliono pensare di pensare di pensare ai ragni. Am I right? Giusto? Yeah, nodding heads, good. So, these friends don't like to come to a barbecue. They won't go on a camping holiday because they've heard about the toilet block. Queste persone, ad esempio, non vanno volentieri ai picnic, non vogliono andare in campeggio perché hanno sentito parlare di come sono sistemati i bagni nei campeggi. They don't like dusty cupboards, they don't like looking underneath furniture. Non vogliono guardare sotto i mobili, non amano gli armadi polverosi. Is it the same in Italy? È la stessa cosa qui in Italia? Yeah, they're nodding, good. So, these people have perfected the psychological swerve.
They have designed life so they don't have to see a spider, think about a spider, or think about thinking about a spider. Queste persone hanno perfezionato un percorso psicologico che consente loro di vivere senza dover vedere un ragno, incontrare un ragno o pensare a un ragno. And we have done the same, all of us, about dying. We have changed the words. We've changed the language. We don't like to hear the words death, dying, dead. E noi abbiamo fatto la stessa cosa con la morte. Abbiamo cambiato il linguaggio, abbiamo sostituito le parole. Sono parole che non vogliamo sentire. La morte, i morti. So in Italy they are the M words and in English they are the D words. In inglese sono le parole con la D collegato a death, mentre in italiano diciamo sono le parole con la M, chiamiamole così. And we've adopted other expressions and we worry now that if we use the correct word, somebody will tell us off for offending another person, not for offending them. For offending another person. It's the thought police. E abbiamo quindi inventato tutta una serie di altre espressioni. Abbiamo paura nel momento in cui dovessimo usare le parole corrette di essere criticati perché rischiamo di offendere l'altra persona, non tanto l'interlocutore con cui stiamo parlando, ma un'altra persona che rischierebbe di rimanerci male. So we have euphemisms, we have metaphors. We have passing away, we have butterflies, but we don't talk about dying. Quindi abbiamo eufemismi, metafore, diciamo è passato a miglior vita, è scomparso, usiamo la metafora della farfalla, ma non usiamo la parola morte. Now, 100 years ago, in Italy, in Britain, people who were so sick that they were going to die stayed at home to die. Fino a 100 anni fa in Italia, in Gran Bretagna, le persone malate che erano sul punto di morte rimanevano a casa e morivano a casa. Children died, women died in childbirth, people died after accidents, young people in their prime became so sick that they would die and they died. Morivano bambini, le donne morivano di parto. C'erano molti incidenti, i giovani si ammalavano così tanto di arrivare a morire. So my grandmother was born in 1900. She was always the same age as the century. Mia nonna è nata nel 1900, ha sempre avuto la stessa età del secolo. So in the 1930s she was living in the first half of the 20th century. And she looked after her parents at home who died of old age diseases in their 40s and 50s. Quindi negli anni 30 lei stava vivendo appunto nella prima metà del XIX secolo e si è occupata dei suoi genitori che sono poi morti in età in realtà relativamente avanzata quando avevano 40 o 50 anni. Her husband died because his appendix burst. And there were no antibiotics. Her son died because he had diphtheria and there were no immunizations. Suo marito morì di appendicite, l'appendicite che non poteva essere curata dagli antibiotici, e suo figlio morì di emofilia. Her life expectancy at birth as an impoverished woman, as an impoverished girl child, was 43 years. La sua aspettativa di vita alla nascita, una donna appunto, una bambina nata in condizioni povere, era di 43 anni. And like all of her generation, by the time she was in her 40s, she was familiar with the pattern of normal human dying. E come tutte le donne della sua generazione, arrivata ai 40 anni, aveva acquisito una grande familiarità con lo schema normale del percorso della morte umana. So did she die at 43? È morta a 43 anni? No. 98. 98.
because in the second half of the 20th century we developed antibiotics, better anesthetics, deeper surgery, better cancer treatments, better intensive care, better organ support. I better let you say that before the list gets too long. Perché nella seconda metà del XX secolo sono stati appunto sviluppati gli antibiotici, una delle migliori cure anestetiche, migliore assistenza psicologica, migliori cure intensive. So in the space of one generation, in the space of that generation, we lost familiarity with normal dying. E rispetto quindi a quella generazione, in quel momento è iniziato il percorso di perdita di familiarità con una morte normale. And for really good reasons, we became able to take people sick enough to die in the prime of life and restore them to health. E per ottime ragioni, perché eravamo diventati capaci di prendere persone davvero malate nel fiore dei loro anni e restituirle alla vita. So now we have these generations sitting here unfamiliar with dying and needing to know what dying is like. E abbiamo quindi adesso queste generazioni di persone che non hanno alcuna familiarità con la morte e che hanno bisogno di scoprire che cosa sia. So where do they get their information from? They get it from newspapers, terrible stories about unusual, dreadful deaths. E quindi dove prendono le informazioni? Dalle storie sentite in televisione, storie terribili di morti tremende. Or from screens, from soap operas and from cinema. Oppure dalle soap opera o dalle serie. So here is a BBC soap opera. Questa per esempio è una soap opera della BBC. Clearly a very normal death. Very young woman has just given birth to a baby in an intensive care unit. È una giovane donna che ha appena partorito all'interno reparto di cure intensive. Because drama deaths have to be dramatic, otherwise everybody gets up and goes and makes a cup of coffee. Perché le morti drammatiche devono essere ulteriormente drammatizzate, altrimenti le persone si alzano e vanno a farsi una tazza di caffè. So the deaths in our soap operas in Britain and the deaths in your soap operas in Italy get more frequent and they get more dramatic. E quindi le morti nelle soap opera nostre come vostre in Italia sono più frequenti e più drammatiche. The lady who is elderly here is about to blow out her birthday candles. Questa signora, la più anziana delle due, sta per soffiare le candeline della sua torta di compleanno. This was a great story on a British soap opera called EastEnders. E questo è stato un momento molto importante nella soap opera britannica EastEnders. It was a terminal care story and they clearly were getting good palliative care advice for the storyline. Si trattava di una malata terminale e per la soap opera c'era la consulenza da parte di un medico specialista in cure palliative. But the viewers got bored. Ma gli spettatori si sono annoiati. So in this episode, after this lady has blown out her birthday candles, her friend is about to give her an overdose of morphine to help her to end her own life. E quindi qui, in questo episodio, subito dopo che la donna anziana soffia le candeline del suo compleanno, la sua amica le somministrerà una dose di morfina che la ucciderà per overdose. So the public gets bad death stories and bad role models all the time. E così al pubblico vengono somministrate una serie appunto di modelli negativi in continuazione. There's always the possibility, of course, that you may be shot by orcs with arrows on the way to the supermarket. Certo, naturalmente è anche possibile essere attaccati da archi e frecce come in questa fotografia mentre state andando al supermercato. In fact, I've just come back from New Zealand, so I met some of the people who were the orcs in the Lord of the Rings films. In realtà, a dire il vero, sono anche appena stata in Nuova Zelanda dove ho incontrato delle persone che portano con sé delle frecce. But in fact there are very few end-of-life stories that are accurate. This is one of the few. This is the film Philadelphia.
about somebody dying from AIDS. Ma ci sono davvero al cinema pochissime storie verosimili della morte. Questa è una delle pochissime immagini cinematografiche tratta dal film Philadelphia, lui e Tom Hanks. In other parts of the world, dying still happens at a much younger age. In alcune parti del mondo si muore ancora molto giovani. So this is a funeral shop. Questo è un negozio di articoli funerari. This is in Ecuador, high up in the Andes. Questo è in Ecuador, sulle Ande. I think what's interesting about this is there's a choice of coffins. La cosa interessante che potete vedere qui c'è una selezione di vari tipi di bare. That they don't pretend that babies don't die. Non fanno finta che i bebè non muoiano. There's a sale on. Reduced prices. Ah, ci sono anche gli sconti. Because there are three funeral shops in this small town. Perché in questa piccola città ci sono addirittura tre negozi di articoli funerari. But what's really interesting is the shop next door. Ma la cosa veramente interessante è il negozio che vediamo lì a fianco. Can you see what it is? Riuscite a vedere che cos'è? It's a restaurant. It's a cafeteria. Sì, è una caffetteria, un bar. Very popular, queue to get in. Estremamente popolare, c'era un sacco di gente. Because everybody understands dying. Perché sono in questa cultura si capisce la morte. So they haven't lost sight of it yet. So my quest was to offer the world a window onto normal dying. E quindi il mio tentativo è stato quello di offrire al mondo una finestra sulla morte normale. And so this book isn't clever, it isn't technical, quindi it isn't medical. Libro non è né tecnico né difficile. It tells the stories of people living while they're dying, people who I looked after, people who the teams I had the honor to work in looked after. Racconta la vita di persone che vivono mentre stanno morendo, persone che io ho assistito personalmente insieme alle squadre di medici specialisti e infermiere con cui ho il privilegio di lavorare. It describes the gradual process of normal human dying. E descrive il processo graduale della morte umana normale. How whatever diagnosis the person has, at the end of life the pattern is very, very similar. E come, a prescindere dalla diagnosi dei vari pazienti, lo schema nei momenti finali è uno schema ricorrente. Gradually becoming more tired. Via via si diventa più stanchi, needing more sleep rather than more food or drink, più bisognosi di sonno che non di liquidi o cibo, gradually becoming harder to wake up, via via diventa più difficile svegliare il paziente, and eventually being completely unconscious, che alla fine sarà completamente inconscio. And when we are completely unconscious, the only part of the brain that still works is the bit that drives our breathing. Breathing. E quando siamo completamente inconsci, l'unico pezzettino di cervello che funziona è quello che determina la nostra respirazione. So unconscious people have automatic breathing. E quindi le persone inconsce hanno una respirazione automatica. Periods where it's very deep and can be quite noisy. È una respirazione molto profonda che può essere anche rumorosa. And we need to explain to their families that this is not groaning, that this is not attempting to speak, this is reflex breathing from somebody who's deeply unconscious. E dobbiamo spiegare ai familiari a chi circonda il malato che questi non sono versi di una persona che soffre o che sta cercando di chiedere aiuto, ma che è appunto la respirazione profonda automatica di una persona che è profondamente inconscia. And periods of breathing that's very shallow and can sound like panting. E c'è una respirazione appunto molto profonda con qualche può sembrare un ansimare.
And we need to explain to families that this is not breathlessness, this is not a struggle to breathe, this is deep relaxation, it's deep unconsciousness. E dobbiamo quindi spiegare ai familiari che questo appunto non è in realtà una lotta per cercare di avere una, non è fame d'aria, ma in realtà è una respirazione profondamente rilassata. And eventually there are pauses in the breathing. E verso la fine ci saranno delle pause fra un respiro e l'altro. And eventually there is one out breath that isn't followed by another in breath. E a un certo punto alla fine ci sarà un momento in cui il paziente espirerà senza poi inspirare. So very gentle, so very not like on the television. Quindi molto normale e molto diverso da ciò che vediamo alla televisione. I want us to console each other with that truth. I want us to be witnesses to normal dying. I want us to be able to say to each other, the sadness of separation is great, but there need not be fear. Io vorrei che noi ci consolassimo a vicenda con questo pensiero, vorrei che fossimo testimoni di queste morti normali per poter dire a noi stessi che la tristezza per la perdita è grande, ma che appunto è possibile consolarsi attraverso questa condivisione. So I want to invite healthcare professionals, medical students, to become people who narrate dying, who explain it like a midwife explains labor to a newly pregnant woman. E quindi voglio aiutare il personale medico e gli studenti di medicina ad affrontare questa problematica e a raccontare attraverso le storie questo argomento proprio come una levatrice racconta la gravidanza e il parto a una donna incinta. And then to explain it again repeatedly during the period of dying to the person and the family like a midwife continues to reassure and remind a woman and her birth partner in labor. E poi continuare a raccontare, a narrare queste storie mentre progredisce e si avvicina il momento della morte proprio come una levatrice continua a parlare con la donna che sta partorendo nel momento proprio della nascita del bambino. It's time for us to reclaim dying as a normal process that we understand, that we can explain to each other, and that we can live with the idea of. È arrivato il momento di ridefinire la morte, capirla come un fenomeno che possiamo appunto sentire vicino a noi ad affrontare. Thank you so much for listening. Thank you grazie for the invitation. Davvero. Grazie dell'attenzione. Please join in this campaign. Grazie dottoressa Mannix per questo bellissimo panorama. Adesso vorremmo iniziare una discussione con lei e quindi vorrei sapere se dal pubblico ci sono domande da fare, se qualcuno di voi ha delle domande da fare alla dottoressa Mannix. Cogliete l'occasione, perché credo che avere qui un medico così esperto, così profondamente coinvolto in queste tematiche sia veramente una cosa da sfruttare. Per cui vediamo se qualcuno di voi vuole fare domande, fatele pure in italiano. Altrimenti inizio io e vorrei chiederle una cosa. Vorrei che lei ci raccontasse, se è possibile, la prima volta che ha avuto a che fare con la morte di un paziente, cioè il primo paziente che lei ha visto morire, quali sono state le sue emozioni e che cosa ha pensato, di fare dopo. Perché forse questo potrebbe essere un suggerimento anche per i nostri giovani medici.
Thank you for that really excellent question. I was lucky to work as a junior doctor, my very first ward, on the hematology ward. And there was a young man who was 17 who was dying of a leukemia. And because he was young, and because I was young, and because we supported the same football team, Liverpool, we became friends. And so watching him dying was heartbreaking. And what I saw was that the doctors went into the room less and less often. But the nurses were constantly present, and they knew that he was my friend, and they invited me to go in and share in the care. So I learned from the nurses how to be alongside somebody who is dying, and that the strong feelings are normal, that we can weep and it's not a lack of strength. And I learned from the doctors how medicine feels defeated by death. And so I decided to become an oncology doctor to defeat death. That plan went terribly badly wrong. And I discovered palliative care whilst I was training in oncology. But I learned a great deal from that young man's bedside. Grazie, grazie per la domanda. Io ho avuto la fortuna di cominciare la pratica appunto della medicina molto giovane nel reparto di ematologia, e c'era un paziente giovanissimo, aveva 17 anni, malato di leucemia. E siccome lui era molto giovane, ero molto giovane anch'io, e tifavamo la stessa squadra, il Liverpool, siamo diventati amici. Il fatto di vederlo morire era un dolore fortissimo per me, e non ho potuto non notare che i medici entrassero sempre meno spesso, sempre meno frequentemente nella sua stanza, quando invece le infermiere aumentavano la presenza fino ad essere appunto una presenza costante. E siccome le infermiere sapevano che era mio amico, mi hanno invitato a condividere questo momento insieme a loro. Ed è proprio dalle infermiere che ho imparato moltissimo. Ho imparato che provare sentimenti anche molto forti è una cosa assolutamente normale, che si può piangere, che questo non significa, non rappresenta una mancanza di forza. E ho imparato dai dottori che la medicina vive la morte come un fallimento, e ho deciso infatti di diventare oncologa per sconfiggere la morte. Questa era appunto una ambizione che si è rivelata sbagliata, mi sono poi quindi diretta verso la cura dei pazienti, facendo tesoro delle tante cose imparate proprio dalle infermiere in quell'episodio. As a doctor, they tell you that you should separate emotions from your professional everyday life, right? Because at some point the emotions can become too much, and they may get in the way of your job. Now, you maybe not be so rational and be a good doctor with it. And also, if you feel all these emotions every day, it may become, when does it get too much? Does it ever get too much? Traduco brevemente la domanda. Ci insegnano da medici a separare le emozioni dalla professionalità, dalla vita quotidiana legata alla professione, perché le emozioni rischiano di ostacolare il lavoro. E la domanda è: queste emozioni molto forti che si possono trovare, quando diventano troppe? I'm interested in they tell us how we should behave. They tell us that we should separate our emotions.
who are they? Because actually, it's really hard work to suppress your emotions. It's far less hard work to own them, name them, deal with them, and work with patients through them, in my experience. And I wonder what my colleagues would say. Mi interessa molto il fatto che lei abbia utilizzato il appunto questo they, loro, chi sono queste persone che ci dicono come ci dobbiamo comportare, quali debbano, come dobbiamo gestire le nostre emozioni, perché in realtà ci vuole uno sforzo enorme per riuscire a reprimere le nostre emozioni e ci costa molta meno fatica viverle, in qualche modo affrontarle queste emozioni e usarle per lavorare con i pazienti. E sono interessata, questa è la mia esperienza, sono interessata anche a conoscere l'esperienza dei colleghi. Ma io rispondo alla sua domanda in italiano, tanto paghiamo la traduttrice. In realtà credo che, questo per la mia esperienza, è vero che tendenzialmente c'è un po' questo insegnamento dietro, cioè bisogna essere professionali, quindi non farsi coinvolgere troppo dalle storie umane dei pazienti. Però se tu scegli di fare una professione medica come l'oncologia, o nel mio caso l'oncoematologia, quindi tu sei a contatto con la morte di fatto quotidianamente, e lo fai in quel modo lì, che sia tu o sia un altro, non cambia assolutamente nulla. Quello che rende diverso il tuo modo di operare e che ti rende veramente abile nell'aiutare la persona anche quando la persona va incontro alla morte, è il tuo metterti in gioco con la sua esperienza di morte e di sofferenza. Quindi devi farti coinvolgere, cioè non c'è nessun altro modo che accettare che il coinvolgimento ci sia. Quello che poi è importante è riuscire a gestire questo coinvolgimento, chiaramente. Questo non è facile. Non è facile per nessuno, perché poi incontri delle situazioni che ti tolgono l'anima veramente, quindi devi fare i conti con questa cosa e al limite scegli un altro mestiere. Ecco, questo è quello che dico sempre ai miei studenti: non è che siamo tutti uguali, non tutti hanno la stessa indole, non tutti fanno il medico con la stessa predisposizione verso l'essere umano. Ci sono dei bravissimi medici che sono dei bravissimi tecnici e fanno benissimo la loro prestazione professionale, o magari che lavorano nel campo della ricerca e quindi non hanno neanche il rapporto umano, oppure ci sono tantissimi colleghi bravissimi che fanno, che ne so io, il radiologo, piuttosto che un qualcosa in cui non c'è il rapporto diretto col paziente, il patologo, no? Per esempio. Però se scegli di fare il clinico, e il clinico che si occupa di oncologia, di ematologia o anche di medicina interna, ma comunque segui il paziente, anche il chirurgo, ma a stretto contatto col paziente, io credo che l'insegnamento dovrebbe essere proprio questo, cioè imparare a farsi coinvolgere il giusto, ecco, che è quello che ognuno di noi può dare, in modo da poter poi ovviamente riuscire a dare il meglio verso i pazienti. Questo. Posso dire una cosa anch'io rispetto a questa cosa? Io credo che all'università, è vero, almeno alla mia generazione, hanno insegnato a sviluppare la giusta distanza. È tempo di sviluppare una giusta vicinanza, che è un concetto esattamente opposto, nel senso che credo che da una parte ci sia il riconoscimento delle proprie emozioni. Io non credo che si possa fare una professione di cura senza... Io adesso sono emozionatissima, per esempio, penso che lo sentiate anche voi, penso che non si possa fare una professione di cura senza riconoscere le proprie emozioni. E quindi non evitarle, riconoscerle. Qualche volta riconoscerle per me vuole anche dire che io vado a casa di un paziente, io faccio prevalentemente assistenza domiciliare e so che ci sono pazienti che mi stanno antipatici, nel senso che non tutti i pazienti sono uguali. Allora riconoscere che cosa muovono gli altri dentro di noi è una cosa fondamentale. La seconda cosa è che la fine della vita non si affronta da soli. Le cure palliative sono per definizione un lavoro d'equipe, l'ha detto bene la dottoressa Mannix, ha imparato dalle infermiere. Allora, per esempio, rendersi conto che ci sono delle situazioni in cui l'altro
ci è di supporto, l'altro che può essere un collega della stessa professione o può essere un collega di un'altra professione. La medicina verso cui andiamo è una medicina sempre più d'équipe, perché all'interno della, a fianco della complessità clinica c'è una complessità sociale assistenziale crescente. E da ultimo una cosa che mi dico io e che a me hanno insegnato le infermiere è che anziché andare nelle camere dei pazienti pensando a che cosa vedo io, dovremmo fare ogni volta lo sforzo di chiederci che cosa sta vedendo lui quando entriamo in una stanza. Allora forse lavoreremo sulle nostre emozioni anche in un modo diverso. Almeno per me questo qua è un cambio proprio di orientamento dello sguardo, che ti libera anche, perché i pazienti non cercano un medico onnipotente, i pazienti cercano un medico che li accolga nella loro interezza. Se noi riusciamo a liberarci un po' dalle nostre sovrastrutture, andare un po' più liberi, un po' più come uomini e come donne, secondo me saremo dei medici migliori. Questa è la mia convinzione. Credo che una delle cose molto importanti per i medici è anche che spesso si prendono troppo sul serio. E prendersi troppo sul serio è sempre un errore, perché poi la fail o l'insuccesso è qualcosa di grave. Dobbiamo trovare e cercare sempre un po' anche l'ironia in quello che facciamo, trovare il lato debole di noi stessi, non averne paura, dire beh, arrivo fin qui, poi non ce la faccio, chiedo a qualcun altro, chiedo aiuto. L'umiltà credo che sia una cosa estremamente, una dote di un medico, non un lato debole. Ah, ok. Buongiorno, io non sono medico, ma di mestiere faccio il giornalista. E ho avuto la fortuna di ricevere un incarico la scorsa estate di scrivere l'introduzione, dottoressa Manix, all'edizione italiana del suo libro. E nonostante, diciamo, faccia questa professione da tanto tempo, mi ha molto colpito il suo linguaggio efficace, coinvolgente e senza retorica. Credo che sia anche un doveroso omaggio, cito per tutti, agli storiografi inglesi che hanno questa straordinaria capacità di raccontarci la storia come spesso noi italiani o di altri paesi non sappiamo fare, probabilmente perché la sentono dentro con una tale vivezza. Ci sono anche dei passaggi, cito soltanto un passaggio a memoria che vorrei che gli altri lo cogliessero. Nelle tante storie ce n'è una che ha una sorta di lieto fine. Ci sono un marito e moglie, l'uno inconsapevole della morte di lei e alla fine la scopre, e hanno infranto la barriera di ipocrisia che li divideva e lei fa un gesto straordinario, se ne va in silenzio, va nella dispensa a preparare il tè con le migliori tazzine, diciamo, che lei possa avere nella sua dispensa. Io trovo questo un omaggio, diciamo, straordinario a tutta l'opera di tutte le associazioni che in tutto il mondo lavorano in questa direzione. La domanda che ne faccio però è di un altro genere, è questo. Lei scrive in un passaggio che sui grandi temi etici lei detesta le posizioni assolute, quelle che stabiliscono un principio. Siccome di casi ne sono accaduti tanti, il piccolo Charlie o altri di cui lei ha maggior contezza, mi piacerebbe che ci spiegasse ulteriormente questo suo modo, diciamo, non dogmatico di porsi e di approcciarsi di fronte a situazioni come quella che ho ricordato. La ringrazio. First of all, thank you, and it is so lovely that you're here. Thank you for the lovely words that you wrote in this book. I really appreciate it. I think what you're asking about is that sense that I think my colleagues share of being able to share uncertainty. Is that correct?
Innanzitutto grazie davvero per essere qui, mi fa molto molto piacere e grazie per le bellissime parole che ha scritto nell'introduzione. Se interpreto bene il senso della tua domanda, ciò a cui fai riferimento è il senso che credo possa essere condiviso anche dai colleghi della capacità di condividere le incertezze, è così? So I think that brings us back to what Gelda was just saying, that there is a sense in which we're working as people with people, and we may have a medical qualification or a nursing qualification or social work, psychologist, physiotherapist, but actually we are people trying to work out the best way through a not very certain situation. And if I have to be the doctor who is certain, then I have to be in a way less human. I think it's partly an answer to the previous question as well. And we can be more human when we sit beside somebody and we look together at the problem, instead of you are my patient, I am your doctor, and the problem's in the middle here. We sit together, we share the uncertainty, and now we are allies in dealing with the difficult situation. Because working in a team is essential here. And the patient and the people who are loved by that patient must be members of that team. So they need to know what the uncertainties are. I think that's why it works. And I think it's what protects us from the emotional harm that, you know, they tell you not to get engaged with in case it harms us. I think we work a different way. And uncertainty is part of the human condition. It's just a little bit more acute at the very end of life. I hope that answers your question. Sì, credo che questo si possa riallacciare a ciò che diceva la collega Gilda poco tempo fa. Siamo persone che lavorano con persone all'interno di un'equipe, e questa equipe può essere formata da professionalità diverse, infermieri, medici, psicologi, ma la cosa importante è che siamo un gruppo di persone che stanno cercando di trovare il modo migliore, che non è appunto una via certa. Se io invece mi pongo come il dottore con tutte le sue certezze incrollabili, questo mi porterà in qualche modo ad essere meno umano. Questo risponde appunto un po' anche alla domanda che era fatta prima. C'è una maggiore umanità nell'atteggiamento di chi si siede vicino al paziente per affrontare il problema insieme, e non come un medico che sta da una parte, il paziente di fronte a lui e il problema che sta lì in mezzo. Ma è un argomento che affrontiamo insieme nell'incertezza, e l'affrontiamo insieme da alleati. Questo aspetto appunto del lavoro di squadra in equipe è assolutamente essenziale, e riguarda e coinvolge i pazienti e anche i loro familiari con cui condividere queste incertezze. E credo che questo atteggiamento ci protegga anche dal cosiddetto, diciamo, danno emotivo di cui parlavamo prima, da cui appunto alcuni vorrebbero proteggerci dicendoci di restarne fuori. L'incertezza, come dicevo appunto, credo sia parte della condizione umana. Sì, buonasera, anch'io non sono un medico, sono una giornalista come il collega che ha appena parlato. Volevo tornare un attimo all'inizio proprio di questa lezione, quando il professor Montano ha esordito proprio subito dicendo che la morte è un tabù nella nostra società, e lo è anche tra i medici. Per esempio noi della stampa lo notiamo abbastanza, credo che anche il collega lo noti, nel senso che quando si trattano questi argomenti, riuscire a convincere le redazioni a trattarli in una maniera che non sia
specifica da medici, ma che sia fruibile, comprensibile in maniera anche semplice, anche di servizio nei confronti del pubblico, è sempre un po' arduo. Allora, quello che mi chiedo è, intanto, perché questo tabù permane così forte e cosa si può fare per combatterlo e per far sì che non ci si fossilizzi, non ci si incancrenisca in luoghi comuni che spesso sono anche errati. Ricordava la dottoressa anche il modo in cui si muore, nel libro parla anche di una paziente che domanda al medico Sabine, la signora francese, come si muore, la paura che lei ha. Ecco, questo non solo per la classe medica, però intendo, ma anche per le persone che nella vita di tutti i giorni si trovano a dover affrontare una situazione di questo genere nei confronti di un familiare, di un amico. Spesso purtroppo non c'è la capacità di rapportarsi per paura, per timore, per debolezza, cioè tutti gli aspetti umani possono essere considerati e non c'è alcun tipo di giudizio in questo, però è un dato di fatto che spesso si crea una frattura quasi, un allontanamento. Chi è malato e sta per morire spesso si ritrova più solo, le persone non telefonano, non vanno, ma non perché non vogliano più bene, ma perché hanno paura in qualche modo. Parlava dell'ironia, l'ironia c'è anche in chi sta vicino a queste persone, non è che non si possa più scherzare con chi sta per morire, non è che non comprendano più la battuta e quindi io non posso ridere perché tu stai morendo. Cioè, voglio dire, è complesso, però anche per noi giornalisti raccontare questo aspetto non è facile. Cosa si può fare perché cambi qualcosa, secondo voi, visto che abbiamo qui un parterre di esperti che giorno dopo giorno si confrontano con questo tema? Really great and really important question. Thank you. And if you think it's difficult to get the editorial team to accept an article about dying, you try and get an editorial team to promote a book about dying. Grazie davvero, una domanda molto bella e molto importante. Se ritiene che sia difficile convincere la redazione a far passare un articolo che parli di morte, provi a immaginarsi quanto può essere difficile per una casa editrice promuovere un libro che parla di morte. I think that the attitude of journalism is going to be part of the solution, but it's going to be very slow to get there. We need really good, really responsible journalism about normal dying. And the difficulty is that the media report the planes that fall out of the sky, not all of the planes that fly safely. And they report the deaths that are unusual and tragic, and not all of the normal deaths. So I meet people, and I'm sure my colleagues meet people who say, you know, when my mum died, it was so gentle, it was peaceful, we were all around her. It was strangely lovely, even though we were sad. But I never tell anybody that, because I know usually it's terrible, and I don't want other people to be sad. Credo che l'atteggiamento della stampa sarà parte della soluzione, anche se sarà un procedimento molto lento. Abbiamo davvero bisogno di giornalisti, di ottimi giornalisti, di giornalisti responsabili che appunto trattino le morti normali. Il problema è sempre questo: i media ci parlano degli aerei che precipitano e non degli aerei che ogni giorno volano in perfetta sicurezza, proprio come ci parlano delle morti più teatrali, insolite, tragiche e non delle morti normali. Mi capita frequentemente di incontrare persone, colleghi, ma non solo, che raccontano di aver assistito la madre, ad esempio, nella morte, e di aver detto: è stata un'esperienza dolcissima, molto pacifica, ma non ne parlo troppo perché so che nella maggior parte dei casi in realtà è tutto molto, molto difficile e tragico. So we need somehow to give people an opportunity to describe the normal, peaceful deaths that they have seen. We need some really great storylines in soap opera and cinema about normal dying, and we need some champions in the media about
This is a really deeply interesting part of the human condition. Why can we not make fantastic media stories about it? How can we find a way to do that? So this is my first little bit of fighting the resistance, but it's going to take many, many voices, and eventually we need so many voices that people have heard about normal dying through so many different routes that they don't know how they know it anymore, they just know it. So I would love everybody to know these stories and my colleagues' stories. I don't need anybody to know my name at all. It's about telling the truth. That's not a thing to say in front of your publishers. Sorry, Kobach. Abbiamo davvero bisogno che le persone abbiano l'opportunità e abbiano accesso alla descrizione, al racconto di morti normali. Abbiamo bisogno di sceneggiature nelle soap opera, nelle serie televisive che ci raccontino morti normali. Abbiamo bisogno di testimonial all'interno dei media che le raccontino. Questa è davvero una parte interessantissima della condizione umana e deve essere possibile trovare il modo. Questo libro che ho pubblicato è appunto un contributo in questo senso, ma abbiamo bisogno di moltissime voci che raccontino queste storie e abbiamo bisogno che siano così tante le storie, così tanti i racconti, che alla fine la gente non sappia più dove le ha sentite, ma in qualche modo ne faccia tesoro e ne abbia consapevolezza profondamente. Io voglio davvero che queste storie, ma non solo queste, che tutte le storie di morti normali circolino per aiutare le persone. Il fatto che ci sia il mio nome su questo libro non ha alcuna importanza, quello che conta per me è che circoli la verità. E mi rendo conto che non è una cosa che si dovrebbe dire davanti al proprio editore, quindi chiedo scusa. Aggiungo una mia riflessione che a me fa dire che i media hanno una grossa responsabilità nella comunicazione perché sono promotori di una cultura, però in qualche modo sono anche, adesso non vorrei dire delle cose fuori luogo, ma trasmettitori di una cultura, e io credo che un grosso cambiamento non possa avvenire nella comunicazione mediatica se non avviene nella classe medica. Io continuo a pensare che ci debba essere una rivoluzione culturale nella medicina, perché siamo noi i primi, siamo noi i medici i primi che non sappiamo integrare, non comunicare, perché comunicare viene dopo. Non sappiamo integrare la morte all'interno dell'orizzonte dei nostri pazienti e delle nostre vite. Io non credo che sia tanto facile. Qualche sera fa parlavo in pubblico e una signora mi ha chiesto: dottoressa, ma che cosa ha cambiato nel suo rapporto con la morte questo lungo lavoro di cure palliative? E io ho detto: nel mio rapporto con la morte non lo so, lo capirò. Mi ha spiegato una cosa, che di morire saremo capaci tutti, come siamo stati capaci di nascere, mentre continuiamo a pensare che sia una roba che riguarderà gli altri o che sarà una roba inaccessibile. Quello che ha cambiato è la mia relazione con la vita. Allora, che è esattamente quello che c'è scritto qua, riflessioni sulla morte come parte della vita, che vuol dire che cosa cambia nella mia vita. Allora a me quello che viene da pensare è che integrare davvero l'orizzonte della morte come orizzonte necessario, come limite, che è come dire che sono le pareti, il pavimento, i soffitti della stanza in cui ci troviamo, che sono il limite fisiologico in cui stiamo, è una responsabilità grossissima della classe medica, perché i malati sono più pronti a sentirselo dire di quanto noi crediamo, e poi anche di voi che fate comunicazione. Ma questo perché paradossalmente potrebbe portare davvero a un mondo un po' più equilibrato. Mi piaceva molto quello che diceva Nicola Montano sul fatto che bisogna avere un po' di leggerezza. Allora, io penso, questa qua è una mia convinzione, che fare bene una professione di cura sia anche
un percorso spirituale. Io non posso disgiungere il mio ruolo di medico dal mio percorso dello spirito, e spirituale e spiritoso hanno la stessa radice. Allora, essere spirituali non significa essere pesanti, significa saper essere leggeri, saper prendere tutto molto sul serio senza prendersi troppo sul serio. Ecco, questo secondo me è un altro modo per diventare dei medici un po' migliori, e forse anche dei giornalisti migliori, però questo lo potete dire voi. Vorrei anch'io aggiungere una cosa a quanto espresso già, anche perché questo è un punto, quello che ha sollevato la collega giornalista, su cui io sono molto sensibile, perché lo sento moltissimo. È un problema culturale. Il problema culturale, ognuno di noi può fare qualcosa. Noi come docenti dovremmo iniziare a parlare di morte ai nostri studenti e dovremmo renderli edotti di alcune cose. Uno, che la... Una cosa che a me ha molto spaventato, una notizia che ho letto ieri su un quotidiano nazionale, pagina salute, sempre di più la tecnologia guiderà la medicina. Questa non è per me una bella notizia, questa è una notizia terribile. La notizia venduta in modo, e qui ci sta un po' la connivenza, perché questo è venduto in modo positivo, ma in realtà è negativo, perché... Ricordiamoci che la tecnologia è un grandissimo aiuto per tutti noi, ma se noi culturalmente non riusciamo a stare al passo della tecnologia, la tecnologia ci sovrasta. Vi faccio un esempio, scusate, banale, ma a cui tengo moltissimo. Recentemente è uscito uno studio sulla più importante rivista di radiologia americana che dice che le sovradiagnosi di tumori polmonari negli Stati Uniti sono aumentate spaventosamente utilizzando le ultime TAC che hanno una risoluzione al millimetro, per cui fanno vedere anche piccolissimi noduli. Allora voi immaginate che cosa vuol dire avere un paziente, fargli una TAC e dire: ma c'è un piccolo nodulo, ci vediamo tra 6 mesi. Potrebbe non essere nulla, potrebbe essere qualcosa. Quando quella TAC non è stata fatta per una questione clinica, ma è stata fatta per un controllo, è stata fatta perché c'era una pressione a fare quell'attacco. Allora ci vuole molta più cultura, però mi chiedo anche se noi andassimo a controllare, a fare un check di tutte le parole che troviamo nella parte giornalistica delle varie rubriche salute, quante volte troviamo la parola morte? Forse mai, forse non viene mai fatta la parola morte. Allora noi cosa dobbiamo fare? Insegnare ai nostri studenti a dubitare, a essere critici, a essere umili, a lavorare in gruppo e a pensare che loro devono essere i medici che loro stessi vorrebbero trovare quando un giorno si ammaleranno. Perché io ho sempre pensato che a quale medico vorrei trovarmi di fronte. Allora se forse pensiamo a questo, in questo modo facciamo meno danni. Dall'altra parte di queste cose bisogna parlarne molto di più. Non se ne parla. Mio nonno è morto in casa e quando mio nonno, che era un contadino, ha avuto uno stroke appeso a un albero mentre raccoglieva le prugne, l'hanno trovato il giorno dopo appeso all'albero, portato in ospedale, mia madre e le sue sorelle l'hanno portato a casa e detto: deve morire a casa, non può morire in ospedale, per lui sarebbe troppo. Questa cultura non c'è più, si è persa completamente la cultura della morte. Però se leggete la letteratura russa, la letteratura francese, la morte è sempre stata una parte normale. Non aveva niente di eroico, niente di particolare. Si lottava sapendo di morire, si moriva. E quindi è un discorso culturale molto lungo e ognuno di noi può giocare e fare una piccola parte. Io mi aggancio a questa cosa che hai detto, Nicola, pensando effettivamente a quello che è il corso di studi degli studenti di medicina, no? Che gli viene insegnato che loro devono curare la gente, però dove la semantica della parola curare in realtà è guarire. E questo è un problema grosso della lingua italiana, perché voi sapete in inglese... prendersi cura di una persona si dice to care, to cure significa guarire, no? Invece in italiano non è così, per cui, e qua
c'è anche un aggancio con i media, perché quante volte noi leggiamo che una certa persona è passata a miglior vita, comunque è morta, per un male incurabile. Praticamente è la norma, c'è sempre scritto male incurabile, invece non è vero, è un male inguaribile, che è una cosa un po' diversa dal male incurabile. Quindi quello che noi dobbiamo cercare di fare già in università, e lo stiamo faticosamente facendo, è quello di insegnare che in realtà il mestiere del medico è quello di curare le persone anche quando non sono guaribili, e quindi sempre di più abbiamo a che fare con la cronicità, che non per forza vuol dire una morte imminente. Qui il discorso poi chiaramente si amplia, perché le cure palliative, sapete, nascono per il paziente morente, ma in realtà sempre di più oggi abbiamo un modello di lavoro che è quello della simultaneous care, cioè in cui le cure palliative iniziano molto prima della fase terminale della vita. Il paziente oncologico tipicamente, ma non solo oncologico, anche il paziente cardiologico, il paziente pneumopatico, quindi con una patologia grave, clinicamente rilevante, che altera la sua qualità di vita in maniera molto importante, ha bisogno di cure palliative, perché palliare significa farlo stare meglio, quindi è proprio un fatto culturale che bisogna spostarsi rispetto a quello che siamo abituati a fare. Thank you. I have something to add about palliative care, which is that it applies to all diagnoses, and that it applies at any stage of an illness. And in the team where I worked in England, we had the big regional cancer centre, including the surgery centre for cancer in the esophagus and stomach. And the surgery designed to cure, and I mean cure, esophageal cancer is a huge operation that involves opening both the abdomen and the chest of the patient, two surgeons working together, many, many hours under anesthetic, waking up in an intensive care unit with a big chunk of your digestive tract removed and the ends pulled together and joined up. Routinely, those patients are introduced to the palliative care team to help to manage their post-operative pain, to help to manage their post-operative nausea and vomiting, which are necessary, normal parts of this treatment. These people are being treated to be cured, but by managing their symptoms early, we enable them to get their radiotherapy or their chemotherapy sooner. So palliative care there is a science that's being applied to improve the cure rate for these people. So another part of responsible reporting and journalism is not to confuse palliative care, symptom management of physical and emotional and spiritual distress, with dying. We see a lot of people who happen to be dying, but we don't see them because they're dying. We see them because we are there to in some way try to alleviate the distress that they find themselves in. It's a really important difference. Sì, vorrei aggiungere una cosa riguardo alle cure palliative. Riguardano tutte le diagnosi e tutti gli stadi della malattia. In Inghilterra lavoro all'interno appunto di un team che lavora con il più grande centro tumori dell'Inghilterra, dedicato per il tumore all'esofago e allo stomaco. Ora, l'operazione chirurgica che si fa per curare questo tipo di tumore è estremamente invasiva e comporta appunto almeno due chirurghi all'opera, ore e ore di lavoro e un risveglio nel reparto intensivo. E appunto un pezzo intero di tratto digestivo che viene eliminato e le estremità ricucite. Questo appunto
fa sì che intervenga tutta la squadra di cure palliative per gestire tutti gli effetti collaterali post-operatori, e sono quindi persone, pazienti che vengono curati attraverso la gestione dei sintomi. E quando questo avviene è possibile anticipare il momento della chemioterapia o della radioterapia, e questo fa sì che aumenti anche il tasso di guarigione dei pazienti. Non bisogna confondere le cure palliative e la cura dei sintomi, la cura del disagio psicologico con la morte. È vero che noi come team di cure palliative vediamo molte persone, molti malati terminali, ma non li vediamo perché stanno morendo, li vediamo invece proprio per alleviare il loro dolore e le loro sofferenze. Quindi va fatto un cambio di prospettiva, e questo è un punto molto importante. Grazie. Siamo qui oggi in un contesto di Vidas che è eccezionale, perché arrivati a quella porta che non ci consentirà più di tornare indietro, e beh, Vidas è uno degli esempi. Però mi colpisce una cosa, e voglio sottolinearla soprattutto per i giovani. Si è parlato di squadra. I medici sono a capo di un'equipe vicina agli ammalati, ma in questa equip io ho sentito parlare soltanto di medici e di infermieri, non ho sentito parlare di volontari. I volontari in effetti sono coloro che non hanno professionalità per stare vicino al malato, ma il volontario è quello che dà il tempo, il volontario è quello che accompagna il morente, e vi assicuro che quando la persona sta morendo ha bisogno di qualcuno che gli stia vicino. Non può essere il medico, non può essere l'infermiere molto spesso perché è chiamato in altre stanze. E quello che sta morendo, soprattutto se è da solo, ha bisogno di una mano da stringere. E io vi assicuro che quando accompagnate qualcuno mentre vi stringe la mano è un momento dolcissimo. Però ricordatevi dei volontari, giovani, nella vostra squadra date il peso che meritano ai volontari, perché fanno parte della vostra equipe. Grazie. E qui arrivo alla domanda: cosa ne pensa la dottoressa Mannix dei volontari? Thank you very, very much. And to all of the volunteers here, we cannot do this work without you. You are an essential part of what we do. I'm very proud to be the patron of an association in England that trains people to accompany dying people in their own homes as lay volunteers. They call themselves doulas, which actually is a birth companion. So end-of-life doula is an organization that trains people and supports people to accompany dying people and support their families wherever that person goes. If the person ends up being at home, that's wonderful. If circumstances change and they move to a hospital or a hospice setting or a care home, then their doula will follow them there to be their companion through to the end of their life. And they have very, very clear guidelines. They have, as I'm sure you do, they have very good training. They are looked after emotionally because it's demanding work. And it's part of reclaiming dying as something that is normal, not something that is medical, that is only looked after by qualified nurses. This is something we can all do. And I love your idea that medical students could benefit from volunteer time at the bedsides of the dying. I think that's an absolutely fantastic suggestion. Thank you.
Grazie davvero con tutto il cuore a lei e a tutti i volontari presenti in sala. Noi non potremmo fare il lavoro che facciamo senza di voi. Io sono molto orgogliosa di essere presidente onoraria di un'associazione in Inghilterra che accompagna i pazienti nella morte a casa. Questa associazione si chiama End of Life Doula. Il doula solitamente è una figura che accompagna la nascita. In questo caso appunto è un'associazione di sostegno ai pazienti terminali e alle loro famiglie, dovunque questo sia, che sia a casa oppure in una struttura ospedaliera o in un hospice. Accompagnano appunto i pazienti fino alla fine della loro vita. Ricevono, come immagino anche voi, linee guida estremamente chiare, sono formati, sono seguiti proprio dal punto di vista delle emozioni e sono una parte fondamentale di questo procedimento appunto di normalizzazione della morte nel momento in cui esprimono l'idea che non solo il personale qualificato possa accompagnare i pazienti alla fine della loro vita. E mi piace moltissimo questa sua idea, questo suo invito a far sì che i giovani medici coinvolgano i volontari nel loro lavoro quotidiano. C'è un'altra domanda. Prima vi ringrazio. Poi io sarei curiosa di sapere a voi cosa vi ha portato a stare così davanti alla morte. C'è in mente anche prima quando la dottoressa Mennix diceva di con che impeto ha iniziato a fare oncologia e che poi ha scoperto il mondo delle cure palliative, per cui mi piacerebbe sapere di più cosa vi ha portato a stare davanti così alla morte. Thank you for the question. I started as a junior doctor in general medicine and for a few years, and then a year in oncology was my first year as an oncology trainee. And what I found was, so I'm very old, so this is the 1980s, people who were not going to be cured from cancer, and that was most people in those days, most adults in those days, were very interesting. That the idea that they were not going to survive changed the way they lived. It changed their relationship with their families, and it changed their relationship with us in the team that was caring for them. And I think I was lucky to be the most junior doctor in a very big team, so I got to spend the most time with the sickest patients. The more senior doctors were in clinic, in the radiotherapy treatment area, and I was on the ward looking after people who couldn't get out of bed. And I wanted to be able to be better at their pain control, and I was intrigued by trying to sort out their nausea. And I wasn't particularly interested in drawing graphs of white cells and drug doses to help to find the cure for cancer. I thought that was very boring. I was very, very electrified and interested by these people, their personhood, their spirituality, their emotions. And around about the time that I was realizing that, my city, by public subscription, built a hospice 2 blocks away from my house. And I wrote to them to say, can I volunteer? And they invited me to come and talk to them. And when I got there, it was a job interview. And they asked me if I would like to come and train. It wasn't called palliative care, because that phrase hadn't yet been invented. So I started working in a hospice. And later that year, the specialty of palliative medicine was identified in Britain. And I just found my tribe. It was the way I wanted to work. It was teamwork. It was about
what was important to the patient. It was attention to detail of getting the little things right that enabled people to be able to focus on the big things that were important to them. And I was allowed to cry if I needed to. Also, there are lots of cups of tea, which is very important. Ho iniziato come medico junior in medicina generale, appunto mi sono poi invece avvicinata all'oncologia e stiamo parlando di tanti anni fa, stiamo parlando degli anni Ottanta. Ho avuto l'opportunità di notare che i pazienti che non sarebbero guariti dal cancro, e allora si trattava della maggior parte, perlomeno della maggior parte degli adulti, erano pazienti molto interessanti, ma che siccome sapevano che non sarebbero sopravvissuti, cambiavano il modo di affrontare la vita, cambiava la relazione con i loro parenti e anche con il personale medico. Essendo io appunto la più giovane all'interno dell'equipe medica, ho avuto la fortuna di poter passare più di tutti gli altri molto tempo con appunto pazienti terminali, perché i dottori medici più senior passavano più tempo appunto nel reparto di cure intensive, di radiografia, radioterapia, eccetera. E così io sono potuta stare molto vicina ai pazienti e ho iniziato a interessarmi proprio al controllo dei sintomi del dolore, e non mi interessava così tanto occuparmi di grafici e di statistiche che consentissero di trovare la cura definitiva per il cancro. Quello che mi interessava erano le persone, la loro umanità, la loro spiritualità, le loro emozioni, e proprio mentre stavo capendo, mettendo a fuoco questa cosa, a due passi da casa mia fu aperto un hospice. Ho quindi contattato l'hospice proponendomi come volontaria, e quando sono andata ho scoperto che si trattava in realtà di un colloquio di lavoro. Allora questo reparto non veniva chiamato reparto di cure palliative, perché il concetto non era ancora stato introdotto, e lo è stato poi dopo. E così ho trovato proprio la mia tribù, il luogo in cui volevo stare, in cui volevo lavorare, per poter lavorare appunto in una squadra che fosse consapevole dell'importanza delle persone, dell'importanza dei piccolissimi dettagli che consentono di concentrarsi sulle tematiche più grandi. Sapevo di poter piangere se avevo bisogno di piangere, e sapevo di poter preparare e bere tante tazze di tè, che è un altro aspetto molto importante. Bene, allora io direi, proprio per dare voce e per sostenere l'importanza dei volontari, non ce ne siamo dimenticati, anzi direi che forse abbiamo parlato di quelle figure che più di tutte hanno bisogno ancora di un percorso, perché i volontari in realtà hanno fatto un percorso interiore bello che davvero possono aiutarci, e noi ci dobbiamo anche occupare di quelli che invece devono arrivare ancora ad essere dei volontari. Quindi io credo che senza volontari, senza l'associazione dei volontari, l'associazione dei pazienti, questo paese non riuscirebbe a esprimere tutto quello che sta esprimendo. Quindi non posso che non solo essere grato, ma sostenere l'importanza delle associazioni. Adesso, per chiudere questo incontro, lascerai prima la parola a Giada Lonati per una decina di minuti, e poi chiuderà il professor Onida per parlare di cosa si sta facendo anche da un punto di vista didattico in università, proprio per creare dei percorsi didattici sulla medicina palliativa. Vado qua? Vado? Sì. Dov'è la mia presentazione? Ok. Quello di... Fai tu. No, ma non so. Maybe you want to shift, because vado a controllare un attimo dietro. Fatto finta. Ciao.
Allora magari molto brevemente parto io e poi nel frattempo... No, niente, no, facciamo fare l'altra stagione. Un attimo. Decidono. Ok, vai. Sarò più veloce possibile. Grazie. Però vorrei la presentazione. Grazie. Allora, velocissimamente vi presento chi siamo noi. Noi siamo un'associazione, appunto, che si chiama VIDAS, che è l'acronimo di Volontari Italiani Domiciliari Assistenza ai Sofferenti. Quindi i volontari sono già nel nostro nome. Dove operiamo? Operiamo a Milano, in gran parte dell'Interland, 112 comuni. Quando l'associazione è stata fondata nel 1982 abbiamo assistito 20 pazienti, nel 2018 ne abbiamo assistiti 1820. La gran parte al proprio domicilio, noi continuiamo a pensare che quella di domiciliari sia un elemento importante, assistere le persone a casa propria è una cosa bellissima. Rispondo rapidamente a quello che chiedeva prima, incontrare non le persone che muoiono, ma le persone che vivono l'ultimo tratto della loro vita nel loro ambiente è un'esperienza che per me è stata un'esperienza di innamoramento. Io ritengo che sia stato proprio innamoramento e credo che sia una ricchezza straordinaria, un incontro con quello che è l'essenziale, perché alla fine della vita si diventa essenziale. Allora questo diventa anche una regola che vale la pena di applicare in tutto il resto della vita. Cioè io credo che questo sia davvero il mio percorso. Nel 2006 abbiamo aperto un hospice che è uno dei più grandi della Lombardia, con 20 posti letto. Siamo accreditati col servizio sanitario, accreditati con Regione Lombardia, e abbiamo anche un ambulatorio. Questa è la nostra presidente, fondatrice, è stata la nostra presidente fino al 2016, è la signora Cavazzoni, che nei miei pensieri è una signora con la S maiuscola, sempre, anche adesso che non c'è più, ci ha fatto anche il regalo di morire con noi in hospice. È un'associazione non profit che ha un duplice mandato, quello di assistere i malati inguaribili e di promuovere una cultura. La signora Cavazzoni nel 2016, appunto il 20 maggio, ci ha lasciato e ha affidato il suo VIDAS al dottor De Bortoli, che è il nostro attuale presidente, e ci ha lasciato anche con un altro progetto, che è questo, che aprirà a brevissimo, è l'hospice Casa Sollievo Bimbi, che è un hospice pediatrico, sarà il primo hospice della Lombardia, il primo hospice pediatrico della Lombardia, aprirà tra una quindicina di giorni, e diciamo che l'hospice però è fortemente integrato con la cura domiciliare. In questi anni abbiamo assistito a casa accompagnandoli e consentendo ai bambini di morire a casa o di morire nell'hospice degli adulti, oltre 50 under 18. Perché è importante parlare di cure palliative anche a chi le cure palliative non le farà? Perché abbiamo detto chi non si occuperà di cure palliative in modo specialistico, perché questo è già stato detto prima di me, la speranza di vita alla nascita è cambiata moltissimo, perché siamo in un paese che sta fortemente invecchiando, perché è previsto che nel 2045-2050, quando io ci sarò in mezzo, saremo in oltre 4 milioni sopra gli 85 anni. Questo significa gravissime disabilità, polipatologie, polifarmacoterapie, grave fragilità sociale. E siamo, questa è una frase di Alberto Giannini, che è un intensivista degli ospedali civili di Brescia, che ha lavorato per tanti anni in Demarchi, si occupa di pediatria. Siamo una generazione impreparata, perché siamo una generazione di medici che ha avuto a disposizione un'enorme tecnologia, cito cose già dette, ma cui manca quel supplemento di saggezza di cui ha parlato anche Carlo Maria Martini, che è quello che consente di utilizzare la tecnologia a servizio dell'uomo, di metterla a servizio dell'uomo e non correre il rischio opposto. Noi su questo dobbiamo trovare un equilibrio, una sfida difficilissima, complicatissima, che tocca a noi come generazione medica, perché noi siamo una medicina pensata per la medicina per acuti, abbiamo studiato quella medicina lì e ci troviamo a misurarci con la cronicità, con il fatto che anche se diventeremo vecchi non staremo bene fino all'ultimo giorno, poi ci sono questi straordinari grandi vecchi, però quello che ci dice è che la speranza di vita in buona salute alla nascita è di meno di 60 anni, quindi se moriremo dopo gli 80 ci aspetterà un 25-30 anni di
disabilità, fragilità, bisogno di aiuto in quello che è una cura dei sintomi, una cura di una serie di problemi che condurranno alla fine della vita. Laddove ci si occupa di cure palliative nel non oncologico, si è visto che il non oncologico fa la parte del leone. Il 60% dei pazienti che afferiscono a un servizio di cure palliative sono non oncologici, con una complessità crescente, perché lo sapete meglio di me che la linea rossa rappresenta graficamente il paziente oncologico, le altre due riguardano invece la fragilità d'organo, o quello che ci toccherà ancora di più, è una cattiva notizia, ma è un'altra cosa che bisognerà sapere, che è la grave fragilità e la demenza, che anziché articolarsi in pochi mesi, come per fortuna mi verrebbe da dire fa il cancro, ci potrà accompagnare per più di un decennio. L'altra cosa è già stato detto, e questo mi sembra più importante che tutti i dati statistici che vi ho detto prima, la medicina non è una scienza delle certezze, che ci vogliamo raccontare, però forse includere l'incertezza anche nel modo in cui comunichiamo è un mandato per noi medici prima di tutto. Parlare di ipotesi anziché di diagnosi forse consente di cambiare di ipotesi diagnostiche, forse consente di cambiare quel modo granitico di comunicare, quel modo certo di comunicare, per introdurre il dubbio nella comunicazione, che, come dice bene Bonaldi di Slow Medicine, la certezza giunge fino a un certo punto, perché il vero problema è che le previsioni di un evento non ci dicono, riguardano la massa nel suo intero, ma ci dicono poco di quello che succede a un singolo individuo. In modo molto spiritoso lui dice che, per esempio, siamo in grado di prevedere con una certa precisione quanti morti ci saranno nel prossimo anno nella città in cui vivo. Paradossalmente questo a me serve poco, serve molto di più agli impresari di pompe funebri, perché gli impresari di pompe funebri possono fare budget e quindi prevedere quanto incasseranno, ma a me dice poco su quello che succederà a me come individuo. E questo è un aspetto importante, perché quando comunichiamo con i nostri pazienti di statistiche, non stiamo parlando di quel paziente lì, stiamo parlando di una statistica, e questo è un aspetto importante, perché l'incertezza deve trovare spazio, deve trovare casa nella nostra comunicazione. Noi non possiamo essere venditori di certezze. A maggior ragione, perché, ho quasi finito, c'è una legge molto bella, a me piace, è una legge imperfetta come tutte le leggi, è la legge che viene venduta, è nuova, è una legge relativamente nuova per noi, la legge 219 del 2017, che in realtà è in vigore da poco più di un anno, dal 31 dicembre 2018, che è la legge sulle DAT, sulle cosiddette disposizioni anticipate di trattamento. Ora vorrei dire che questa legge occupa gran parte della sua stesura parlando di un concetto molto diverso dalle disposizioni anticipate. Parla di consenso informato, che viene definito così come il luogo, lo spazio, la relazione in cui si incontrano l'autonomia decisionale del paziente, la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. E laddove viene detto, al comma 8 dell'articolo 1, che il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura, esattamente come l'esame obiettivo, esattamente come gli esami strumentali, esattamente come la prescrizione della terapia. Il tempo della relazione ha pari dignità, e questo è un aspetto da cui non possiamo più scappare, perché quello che ci chiedono le persone, quello che chiediamo noi quando stiamo male, è avere davanti uno che si relaziona con noi. Questo è un aspetto che deve entrare, deve modificare il genoma del medico, deve diventare proprio un nuovo DNA. E poi, a maggior ragione, perché non so quanti palliativisti ci siano in aula, ma ha poca importanza, parlando di disposizioni anticipate di trattamento, parliamo di quello che noi possiamo pensare della nostra vita. Io Giada, che credo di non essere ammalata, non so di avere una malattia in questo momento, posso pensare che cosa vorrei nell'ipotetica situazione in cui non potessi più esprimere il mio consenso. Quindi le disposizioni anticipate sono un'estensione della mia autodeterminazione, della mia volontà, quando non potrò più esprimerla. Ma c'è un passaggio importantissimo, che è la pianificazione condivisa delle cure, che riguarda tutte le specialistiche. La pianificazione condivisa delle cure è sostanzialmente
la condivisione del percorso che ciascun paziente ha il diritto di fare e quindi che ciascun medico ha il dovere di mettere i pazienti nelle condizioni di fare all'interno di una situazione di malattia. Io, Giada, affetta da SLA, cancro, demenza, quello che volete, all'interno di questa patologia, con il medico che mi cura, che mi guarda negli occhi, posso decidere che cosa vorrei qualora si realizzassero alcune condizioni. Settimana scorsa ero a parlare in un grande ospedale milanese con un gruppo di clinici di diverse specialità che si sta attivando per introdurre le cure palliative nel paziente non oncologico. E c'era la responsabile del pronto soccorso con i capelli in piedi che diceva: io non posso più trovarmi a decidere se mettere una NIV, se fare una sedazione, se prendere delle decisioni che avrebbero dovuto essere condivise prima in urgenza, in astanteria, con pazienti che hanno davanti 2-3 giorni di vita. Questo è un lavoro che ogni specialista ha il dovere di fare prima, imparando a parlare con i pazienti di quello che potrà succedere. E prima si fa, più è facile, perché quando il paziente sta morendo non è che abbia tante energie per intavolare dei discorsi di alta filosofia. Prima, quando la morte è un percorso certo, ma un po' più lontano, è il momento in cui affrontare le tematiche. E io concludo con questa vignetta dei Peanuts, perché io, come Lucy, leggo i segnali deboli e sono convinta che ci sia una speranza in una nuova medicina possibile. Anche, appunto, lei si aggrappa alle sfumature, no? Anch'io mi aggrappo alle sfumature. Le sfumature sono una delle caratteristiche meravigliose delle cure palliative. E con questo vi ringrazio. Grazie, Giada. L'incertezza credo che sia la nostra vera sfida, sono assolutamente d'accordo. Adesso chiudiamo con il professor Onida, che ci racconta un attimo quali sono i percorsi didattici possibili. Sì, in realtà, siccome abbiamo pochi minuti, lo faccio senza slides, che è più... ma tanto vi dico le cose fondamentali che l'università sta cercando di fare. Tutto nasce dalla legge, cosiddetta legge 38 del 2010, che è una legge che ha istituito il percorso formativo delle cure palliative nell'ambito formativo universitario. Quindi stiamo parlando di ormai 9 anni fa. Il percorso è stato lungo, si è partiti in realtà con dall'università si è partito dal post universitario, quindi si è iniziato con un decreto che ha definito quello che è i master di cure palliative. E attualmente c'è questo decreto master che definisce il percorso formativo per chi vuole fare le cure palliative. Voi sapete che non esiste una specialità in cure palliative, non esiste un settore scientifico disciplinare in cure palliative, per cui a livello legislativo si riconoscono alcune specialità che sono riconosciute come equipollenti rispetto alle cure palliative. Queste specialità sono l'anestesia e rianimazione, sono l'oncologia, sono l'ematologia, sono la pediatria, sono la geriatria, la neurologia e le malattie infettive. Queste sono 9 specialità che vengono riconosciute come equipollenti rispetto alle cure palliative, per cui oggigiorno chi vuole fare cure palliative può seguire dei corsi post universitari e post specialità, quindi deve avere una specialità di queste che vi ho elencato, e poi può fare un master. Esiste un master di primo livello che è aperto alle professioni sanitarie, che dura 1 anno, e un master biennale di secondo livello, che invece appunto dura 2 anni, che anche l'Università di Milano ha istituito, questo siamo già alla seconda edizione. È un master molto molto impegnativo dal punto di vista formativo, perché sono 1500 ore di didattica frontale e 1500 ore di tirocinio, ed è un master che dovrebbe teoricamente, secondo il decreto ministeriale che vi ho detto prima, essere aperto solo agli specialisti di queste specialità. In realtà quello che succede su tutto il territorio nazionale è che questi master sono aperti a tutti i medici, anche quei medici che non hanno una specialità, perché la necessità è quella di formare medici che abbiano le competenze in cure palliative per poter poi operare sul territorio anche se non hanno queste specialità. Da un punto di vista del percorso in università, quindi pre-laurea, questo è, diciamo, l'ultimo passaggio che è stato fatto,
è una cosa molto recente, è stato individuato, voi sapete che il corso di laurea in medicina si forma di 360 crediti, di cui 300 sono obbligatori e sono quelli di formazione teorica e 60 sono i cosiddetti crediti professionalizzanti, quindi sono crediti ogni credito è composto da 25 ore di didattica che possono essere sia diciamo, sul campo che con dei seminari cosiddetti professionalizzanti, quindi ha una parte didattica non formale e una parte di tirocinio sul campo. Il legislatore quindi ha suggerito, e questo è quello che è stato recepito dall'università, che all'interno di questi 60 crediti professionalizzanti potessero essere individuate delle discipline in cui inserire un credito formativo in cure palliative e un credito formativo in terapia del dolore. Questo è quello che è successo in questi ultimi due anni anche nell'Università di Milano, per cui gli studenti fanno un credito in terapia del dolore che è stato di fatto messo nel settore scientifico disciplinare della anestesia e rianimazione e un credito in cure palliative che invece è stato affiliato alla medicina interna, cosiddetto MED 09. Per quanto riguarda le scuole di specialità, non solo le 9 che vi ho detto, ma tutte le scuole di specialità, è previsto che nel loro percorso formativo, diciamo l'obiettivo formativo dello specializzando preveda anche le cure palliative, per cui è stato richiesto ed è in corso d'opera una modifica degli obiettivi formativi per cui ogni scuola di specialità, in particolare queste 9 ma anche le altre, devono contenere al loro interno un'addizione che abbia a che fare con le cure palliative e quindi preveda per gli specializzandi anche la possibilità di iniziare un percorso formativo di questo tipo. Questo è quello che di fatto sta succedendo. L'obiettivo è quello di riuscire a formare personale che possa rispondere a quello che diceva prima la dottoressa Lonati. Voi pensate che l'aspettativa di vita appunto delle persone oggi che supera gli 80 anni, in realtà l'aspettativa di vita in buona salute arriva a malapena ai 60 anni, quindi sempre di più abbiamo una popolazione composta da persone fragili, persone bisognose di terapie palliative e per queste persone è necessario rispondere con delle strutture adeguate che siano sia di tipo residenziale che di tipo domiciliare. In questo FIDAS ovviamente ha fatto la scuola e per fortuna che c'è. Questo è quanto. Se avete delle domande sul percorso universitario o se ci sono degli studenti qui che magari hanno... Attimo, ti scrivete al professore. Li abbiamo ascoltati. Ok. Ok, sono le 5, siamo in perfetto orario, quindi a questo punto io vorrei ringraziare ancora la dottoressa Mannix per questa bellissima lezione, per questa discussione che abbiamo avuto insieme. Credo che avere qualche fonte di ispirazione spesso, anzi, sia fondamentale nella nostra disciplina. Ci vuole talvolta poesia e passione e non solo dati ed evidenze. E credo che lei ce ne abbia veramente forniti e possa essere un esempio per tutti noi e quindi la voglio ringraziare ancora. Grazie.